Buongiorno. Ciao Beali. Ecco. Cosa volete farci? Non ha preso la pillolina stamattina. Già. Come state? Noi tutto bene? C'è una bella giornata. Un po' ventosa qui a Torino, però almeno c'è il sole caldo caldo. E siamo venuti al centro commerciale Le Gru perché approfittiamo che ogni tanto lo straniero torna a casa e quindi approfittiamo, andiamo oggi insomma a vedere per qualche regalino di Natale, così farci un giro per qualche negozietto, insomma una giornata un po' diversa. Speriamo non ci sia troppissima gente, ma so già che sarà pieno così. E niente, volevo farvi vedere le montagne innevate, ma c'era proprio l'edificio del centro commerciale davanti e quindi non si vede più, magari ci riprovo dopo. Ciao ciao! Guardate che carina, vai amore, apri! La nostra nuova casetta, la nostra nuova tana di Natale, vi piace? Non si apre. Non si apre? È chiusa troppo bene. No. Ok, vai. Oh, tanti cugini! Tanta roba! Che carina, bella, mi piace un sacco. McDonald's. Non è vero. Sì, sì, è vero. Tutta colpa sua. Allora, non è vero. Ho preso le patatine, Big Mac, e lui invece ha preso il crispy qualcosa, McBacon, crispy, ok, quello, patatine, eccetera, eccetera. E poi abbiamo preso un Happy Meal per portare la sorpresina a Fede. Buon appetito. Ragazzi, insomma, popolo del web. C'è più niente. Specialità. Siamo? Lei si è mangiata tutto, lei e a me non ha lasciato nulla. Sì, vabbè, ci credete voi. Io ho tutto vuoto. Sono arrivato solo con il vassoio. Sì, ha mangiato tutto lui, ho mangiato un panino e un po' di patatine. Non è vero. Si è mangiato anche le P-Mil e anche tutta l'ananas e neanche un pezzo meno. Dimostralo. Aspetta, ti faccio la radiografia da me. Dai, andiamo. Va bene, dove andare? La Disney. Va bene, è andata. Perché oggi, non si sa come, ci deve essere un cosplay. Cosplay. Quindi abbiamo incontrato. Chi abbiamo incontrato, amore? Nessuno. Spider-Man. Ah! Io pensavo persone. Poi la ragazza di Woody, vero? Toy Story, la ragazza. È quello che guarda Fede vestito da coccinella. La coccinella. È un cartone animato. Di supereroi con una che ha il potere. Di secondo me sono tutti da Disney. Una col superpotere da coccinella. Una ragazza. Sì. Detto questo, noi leviamo tutto. Yeah. C'è più niente. E andiamo da Disney. Usciti, stavamo morendo di caldo. Sì, e non vi facciamo vedere il sacchettino perché chi ci guarda potrebbe intuire, quindi è meglio di no. Però abbiamo trovato metà regali, dai. Metà? Sì, tre metà. Regali dei. No, un po' di più. Vabbè, comunque. No, metà, perché sono sei regali. Siamo contenti perché abbiamo trovato abbastanza. E ho preso la Yankee Candle dell'anno, perché sapete che io ogni anno ne devo prendere una. E l'ho presa super. Gliel'ha prescritto, sì. Il dottore. Sì. Proprio. Aia. Sì. Perché Ligia, porta bene. Ogni anno ci va una Yankee Candle. E io ho preso la giara media natalissima. Dopo ve la faccio vedere. Tra l'altro,
per la serie Il mondo è piccolo. Il mondo piccolo. Mi chiama mio padre per farmi provare un giubbotto che mi vogliono regalare per Natale, cioè non per farmelo provare, per dirmi se mi piace, mi ha mandato le foto e tutto. L'ho richiamato e ovviamente erano nello stesso centro commerciale nostro, solo dall'altra parte, infatti li stiamo raggiungendo e mi fa: dai, vieni così intanto lo provi. Vado e vedere il piccione. Uno stormo di uccelli dentro il cespuglio. Comunque, a dopo. Tornati. Sono stanca morta. Non sono più riuscita a vloggare perché poi eravamo con i miei, abbiamo fatto un giro da pre-natal, tra l'altro abbiamo visto un sacco di cose bellissime e niente, sono stati carinissimi perché stavano facendo regalini per me, per Alessandra e niente, quindi in quel sacchettone là c'è il mio cappottino nuovo, sono troppo felice, è un regalo di Natale in anticipo perché mi serviva avendo la panciotta, non la felpa, non la felpa col pelo, stavo utilizzando quelle proprio, sapete, no? Quelle col pellicciotto dentro, ma iniziavano a starci più dentro, quindi sì, mi sentivo osservata. E quindi niente, quindi mi hanno regalato il giubbotto. E mia nonna ha fatto già il regalino per Natale per Alessandra. C'è Riccardo che mi fa le facce per farmi ridere, quindi non riesco a essere seria. Adesso ve lo filmo. Smettila. E poi noi abbiamo acquistato una cosina che adesso mi organizzo e vi mostro. Aiutante? Venga qui. Qua abbiamo l'aiutante. Il valletto. Questa ci è piaciuta tutte e due subito, quindi abbiamo deciso di prenderla. Abbiamo preso il volantino, allora la vaschettina con questi due giraffine, direi, giraffine, e poi il suo riduttore con la stessa fantasia per quando proprio piccola piccola, così ce l'abbiamo anche quello. Le ventose! Può... Esatto, anche le ventose, molto carino. Dai amore, fai il test per far vedere come funziona. Esatto. No, vabbè, dai, aspettiamo. E boh, quindi questa l'abbiamo presa noi e poi, vabbè, ci sono altre cose che i miei ci hanno vietato di vedere che arriveranno poi per Natale. Puoi vedere l'altra cosa, l'altra, no? Qual è l'altra cosa? Ah, sì, il giubbotto. Mettilo, che ti filmo. Il giubbotto. Dai, mettilo. Sì, adesso è un attimo. Dai, su. Un attimo. Quindi, vabbè. Mio papà ha messo anche il fiocco rosa, guardate che carino, che tenero. E dai, me lo provo così ve lo faccio vedere indossato. Come sta? Bene. C'è il giubbottino nero, bello caldo, con tanto di cappuccio che però è un po' lungo, però beh, insomma, per quando piove almeno. Insomma, eccoci qua. Io e la mia rotondità. Lo vedete quell'essere infimo che ride? Capiti? Ma cioè, ero qua che vi stavo per fare. Ma smetti! Ma ora mi mandavi in casa se scelgono le canzoni. Scusa! No, allora basta perché mi bloccano il video. No, basta. Cioè, dai, no, adesso. Ma scusate, io mi stavo per far vedere la candela Yankee Candle e mi sento partire una musica con l'arpa, dring dring, relaxing spa, cioè mai più pensavo che fosse lui dal bagno che metteva le canzoni collegandosi alla TV, poi dopo parte, si blocca, io dico: ma amore, cioè, c'è la musica che parte da sola, dopo un po' cambia, cioè finché una ci sta, la seconda cambia e parte Marco Masini e ti amo. Che poi dopo ci sono arrivata, che era per me, ma cioè... Subito ho detto: ma amore, ci sono i fantasmi! Partono le canzoni da sole! Ero tentato di metterne una Tekken, però... Che sto... E continua a sfottere! Ci vendicheremo!
Siamo 1-1, con lo scherzo. Siamo 1-1. Questo è niente, confronto a quello che ti ho fatto io. Lo trovate sempre su YouTube, ve lo lascio qui sopra. Tornando a noi, mi sono liberata di Ricky. Qua sono passata da Coin perché, come vi dicevo nel vlog, ogni Natale, l'anno scorso l'ho presa con mia mamma, ho preso questa qui, la famosa solita candela col profumo di bucato. Tra l'altro ho visto anche il copricandela, sì, coprigiara, perché vada giù bene tutto anche dai lati. La voglio assolutamente poi prendere, ma lì alla Coin era veramente cara, cioè costava 12 euro. Guarderò poi online, magari sul sito Yankee Candle, se lo trovo un pochino meno. E niente, vi faccio vedere, così poi la metto qui per Natale. L'hanno incartata molto bene. Voilà. Allora, abbiamo scelto questa qui, Christmas Eve. È buonissima. In offerta c'era col 25% di sconto, o questa qui, quelle fragranze del mese, c'era questa qui, Christmas Eve, che è buonissima, e poi c'era l'altra che era Snow Love, se non erro, comunque tutta bianca con due cuoricini a puntini sopra. Anche quella era buona, però questa mi piaceva un pochino di più. Subito mi piaceva più l'altra, poi ho cambiato idea. Invece a Riccardo è piaciuta subito questa. E non c'è scritto, adesso qua è scritto tutto un po' strano, quindi non so dirvi bene la profumazione precisa, però la trovate sul sito Yankee Candle. È bellissima. La giara media ho preso, c'era anche More! Dicevo, c'era anche grande, e però la giara media mi piace, direi che è l'ideale. Questa qua mi è durata un anno, l'ho sempre accesa, e vabbè, non tantissimo ovviamente per le occasioni un po' più, insomma, ogni tanto per rilassarmi o quando siamo io e lui da soli, non tutti i giorni ovviamente, però devo dire che, cioè, è durata comunque tanto. L'ho presa un anno fa e ce n'è ancora tre quarti, quindi durano tantissimo, quindi preferisco questo formato qua. Allora, devo ancora aprire la casellina di oggi. Che giorno è oggi? 8 8 8, che sta qui. Aspettate che la giro così, vediamo se a sto giro riesco senza fare troppi danni. Un rossettino! Vediamo un po'. È una tonalità più scura, si chiama Secret. Aspettate che faccio uno swatch. Anche se praticamente adesso vado a struccarmi, però. E poi senza luce del sole in video rende pochissimo. No, l'ha sentito che gli sta dando da mangiare, è corsa di là. Ok. Bello anche questo, mi piace molto. Questo qua, adesso anche io con la luce artificiale faccio un po' fatica, ma è proprio un... A me non mi pare. Si è proprio più cioccolatoso, proprio più marroncino, non è rosa questo. Poi lo vedremo meglio magari domani con la luce del sole. Adesso non so se domani farò un vlog, però lunedì di sicuro, quindi in caso lo vediamo insieme al prossimo vlog. E niente, io direi che vi saluto qua, ragazze, perché adesso ci riposiamo un po', siamo un po' cotti. E adesso mi metto via il mio calendaretto. E cos'altro dirvi? Niente, è stata una bella giornata. Abbiamo fatto un giro, abbiamo visto le lucine al centro commerciale, un sacco di vetrine, un sacco di negozi, anche se c'era troppa gente, perché comunque era uno dei pochi centri commerciali aperti oggi, e era anche molto vicino a casa, quindi siete stati fortunati. Però
troppa gente, infatti non siamo stati molto, poi abbiamo incontrato i miei fuori dal centro commerciale nell'altro negozio, quindi insomma è stato un bel pomeriggio vedere anche le cose per la bimba, insomma ci siamo divertiti e niente, io vi saluto, adesso vi faccio salutare anche da Ricky. Perché mi dite sempre che volete vederlo di più nei miei vlog. Devi salutare anche tu, amore. Certo. Una volta tanto che ci sei. Uno su mille, ci sono anch'io. Esatto. Ciao a tutti, buonanotte. Dai, chiudilo tu il vlog. Ciao, belli! Senza voce.